a tutti, siamo qua in viaggio con Antonio alla guida e stiamo andando, dove stiamo andando Antonio? A Montepulciano! Addio! Sì! Ciao a tutti, benvenuti un'altra volta nel nostro canale, ci troviamo a Palazzo Vignonesi facendo una bellissima colazione molto buona con tiramisù, con latte macchiato, veramente molto bene. Questo palazzo a Vignonesi si trova a Montepulciano e è un palazzo del 1500 con tutti questi affreschi che vedete qua sul soffitto, vedete? Tutto disegnato, tutto bene. E qua invece troviamo anche lo scudo papale, molto interessante tutto. È praticamente solo una pasticceria ma sembra un museo, ragazzi, veramente dovete venire qua a Montepulciano. A pranzo siamo andati all'osteria del Conte. Abbiamo preso antipasto misto del Conte, che sarebbe un affettato misto con i crostini, con affigatini, con formaggio. E questo qua è un raviolo al pecorino di Pienza con una salsina fatta con funghi e tartufo, molto buono, molto delizioso. Questo qua è una pasta tipica toscana che è pici con ragù di cinghiale. E questa è l'osteria del Conte. Qui davanti troviamo la chiesa di San Biagio, opera di Antonio da San Gallo il Vecchio. È un esempio dell'architettura rinascimentale toscana del XIV secolo. Questo progetto ambizioso è stato sostenuto dal Papa Leone X. E non scendiamo perché piove di brutto e quindi non ci vogliamo bagnare. Ciao a tutti, a Montepulciano invece abbiamo preso un hotel a San Biagio. Si chiama Trip San Biagio, no? E niente, c'è una tesserina molto simpatica che è questa, che serve per aprire la porta. Abbiamo qua un bagno. Acqua abbiamo invece un letto singolo. Qui c'è una matrimoniale. Qua c'è la mia bellissima morosa, che bella che è. E qua vediamo una bellissima vista panoramica, ragazzi. Volete vedere la vista panoramica? Oh mio Dio! Eccola la vista panoramica. Sì, oggi piove. Oh mio Dio, che è successo qua? Sì, dai, molto carino. In questo hotel di San Biagio troviamo anche questa bellissima piscina, che è temperata sempre, perché a me piacciono le piscine temperate. E qua invece vediamo, wow, che c'è qua? Wow, che belli! E niente, ragazzi, e adesso ci tuffiamo in questa piscina che è solo nostra. Potete credere che è solo nostra? Sì, veramente è nostra, perché non c'è nessuno. E qua a Montepulciano vediamo qua davanti alla porta Prato. Montepulciano si trova a 605 metri sul livello del mare, a cavallo tra Val di Chiana e la Val d'Orcia. Che altro posso dire? Da Montepulciano ha origine del popolo degli Etruschi e adesso stiamo cercando un ristorante per mangiare, per cenare qui a Montepulciano, che si mangia veramente molto bene in Toscana. Montepulciano è molto conosciuta per il vino. E qua davanti vediamo il Leone di Firenze, che fu sostituita per l'Upa di Siena nel 1500 circa. E questa sotto che vedete si chiama la Colonna di Marzocco. Infatti dietro c'è l'albergo di Marzocco, così meno siete più guidati. E qua dietro invece ci troviamo molto vicino al Porta Prato. Per tantissimi anni Montepulciano è stato una discoteca Firenze e Siena. Attualmente appartiene a Siena, però qualche tradizione fiorentina ne è rimasta finora. E qua vediamo la chiesa di Sant'Agostino e qua a fianco invece si trova la Torre Pulcinella, che sopra vedete chi c'è. A Montepulciano troviamo tantissimi negozi o locali che nel quale troviamo residui praticamente degli etruschi che hanno lasciato. Ad esempio questo qua è un pozzo etrusco e dietro qua dentro buttano delle monete pensando che possa fortuna.
E sempre su questo negozio possiamo trovare delle tombe o case etrusche, ad esempio questi qua. Veramente molto strano, perché dovrebbe essere tutto questo un museo. Invece si trova in tutta la città, si trovano questi posti così. Quindi praticamente Montepulciano sarebbe un museo all'aperto, gratuito. Quindi se volete venire, sappi che ha molta storia, molte cose da imparare su questa città Montepulciano. Ci sono ancora tombe etrusche, vabbè, adesso va bene, basta, adesso andiamo al ristorante che veramente ho fame. E adesso a cena ci troviamo alla Bottega dei Nobili. È un bellissimo ristorante che sta, stiamo praticamente tre piani sottoterra. Qua c'è mio bambino, che carino, guarda, sono un angelo. Abbiamo comprato un pupazzetto e qua c'è mia bellissima amorosa. E niente. Ho fatto un po' d'olio di oliva, c'è San Bartolomeo che lo producono loro in questa cantina. Adesso lo assaggiamo. Ok, perfetto. Tu mi devi fare il video? Non so, aspetta che li fa. E su questo posto ci hanno offerto anche questo, cioè ci hanno offerto sia il prosecco, in più ci hanno offerto questo, che sarebbe una cipollata. Assaggiamolo. È una vellutata di cipolla affumicata con crostino di pane e pecorino. In questa enoteca vediamo tutto questo vino, tutta questa riserva. Guarda, quanta bellezza di cantina che hanno qua, è molto bello. E ancora qua, là, un'altra stanza, che c'è tutta la sua cantina, con gusti, non so se vedete da dentro. Non poteva mancare il vino nobile del Montepulciano. Questo qua è un variante di pollo, le parti di pollo diversamente. Uno con il mais, l'altro invece era come? Poi c'è il pollo con broccoli e l'altro invece abbiamo un cacciotto di pollo. Ok, in questo qua invece è il mio piatto, ho preso maialino, latte, con questa insalata cotta in una trasforma con funghi. E va bene, adesso vi ringrazio ragazzi, siete stati molto gentili di aver visto il mio video fino a qui e ci vediamo alla prossima, grazie. Nel prossimo video andremo fino alla piazza grande di Montepulciano e faremo altre riprese importanti.